Buonasera a tutti, amici di Trusters. Come sapete, diamo spazio a interviste, video interviste, articoli che diciamo, danno la possibilità sia a utenti di Trusters di dire la loro sulla piattaforma, sia a società proponenti i progetti di Trusters che possono appunto dare il loro contributo e possono illustrare i loro progetti e possono anche dirci come si stanno trovando con la piattaforma Trusters e con il crowdfunding immobiliare che ormai è divenuto davvero un nuovo modo di finanziare progetti, un modo molto efficace, ma lo sentiremo, adesso sentiremo proprio il commento da parte di questa società proponente progetti immobiliari che si chiama Rea Group e ho il piacere di avere con me stasera proprio i rappresentanti di Rea Group, Sergio Pische e Ivana, dillo tu il tuo cognome Ivana. Purosevic. Ottimo, perché io l'avrei sbagliato di sicuro. Io sto sbagliando il mio, Laura, però va bene. È stata molto brava. Ecco, ottimo. Allora, benvenuti. Parliamo di Rea Group e io vorrei intanto capire quali sono i punti di forza di Rea Group, l'ambito territoriale di operatività. Diamo qualche informazione ai nostri utenti. Allora, noi abitiamo e lavoriamo a Vicenza e lavoriamo principalmente nella provincia di Vicenza. Siamo partiti qualche anno fa dal mondo delle aste, ne abbiamo fatto diverse comunque nella provincia, mentre dal 2018 lavoriamo quasi esclusivamente nel mercato libero e siamo focalizzati molto sul comune proprio di Vicenza, che è il mercato senz'altro che conosciamo alla perfezione. E com'è questo mercato di Vicenza? È dinamico? Sì, è molto, molto dinamico. Poi, per carità, noi abbiamo una selezione molto, molto accurata delle operazioni che acquisiamo, e questo ci permette di vendere oltre la metà su carta, ancora prima di iniziare i lavori. Per cui, ovviamente, facilita tanto poi lo sviluppo di tutti quanti i progetti, che poi tra l'altro anche l'operazione che abbiamo cofinanziato con la piattaforma è uno dei tanti progetti che abbiamo venduto su carta. Ah, Per la bravo, prima volta l'abbiamo fatto. adesso entriamo nel dettaglio di queste Sì, operazioni. Prima però volevo sapere come avete conosciuto Trusters. Come è avvenuto l'incontro con Trusters? abbiamo conosciuto la piattaforma grazie a dei nostri amici e anche loro operatori immobiliari che hanno conosciuto e utilizzato la piattaforma prima di noi, ci hanno parlato tanto bene e allora da lì siamo entrati in contatto poi con Maurizio che ci ha introdotto insomma alla vostra piattaforma. Maurizio è il nostro deal manager, dici. Sì, Ottimo. esatto. Primo impatto è stato veramente ottimo, per cui è stata un'ottima introduzione al mondo del crowdfunding. La piattaforma Trusters è il tipo di piattaforma comunque che noi stavamo cercando, quindi una piattaforma che. Perché voi che esigenze avevate e quindi che si sono poi così sposate, ben sposate con la piattaforma? Allora, senz'altro, noi esploriamo. Esploriamo le diverse possibilità che il mondo immobiliare ci offre. Le possibili raccolte in crowdfunding sono una modalità di finanziamento alternativa, che volevamo esplorare. Poi comunque si è presentato anche un ottimo strumento di marketing che ha aumentato quella che è la nostra visibilità come azienda, come gruppo, come operatività. E anche questo non è sicuramente un fattore da poco perché con una singola operazione abbiamo avuto modo di farci conoscere da tanti diversi investitori che hanno contribuito a finanziare quella che è stata la nostra operazione. Anche all'inizio progetto, abbiamo fatto un'altra intervista, abbiamo raccontato la nostra storia, chi siamo, cosa facciamo, da dove veniamo, eccetera. E anche questo è stato molto, sì, utile alla nostra visibilità, ecco. E come diceva Perché Sergio? noi vogliamo che le società ci mettano proprio la faccia. Certo, no, certo, assolutamente. E come diceva Sergio, è uno degli strumenti che noi stiamo utilizzando appunto per finanziare le nostre operazioni immobiliari.
e con Trusters è stato sì, un tentativo, il nostro primo approccio in questo mondo del crowdfunding. Esperimento all'inizio, immagino. Esatto, sì, sia per farci conoscere, ma anche per conoscere sia voi che come funziona tutto lo strumento, ecco. Certo, è stato difficile entrare nei meccanismi del crowdfunding. Devo dire sinceramente di no, anche grazie a Maurizio e comunque alle persone che ci hanno supportato fin dall'inizio, perché fin dall'inizio sono presentati molto disponibili nello spiegare bene come funziona questo strumento in tutti i suoi aspetti e anche nell'aiutarci a noi stessi a preparare i documenti che servono per presentare la nostra operazione. Quindi dal punto di vista del supporto, io personalmente sono molto soddisfatta, ecco. Ah, sì. Quindi se volessimo sintetizzare un po' i vantaggi, no, di questa piattaforma, i vantaggi che voi avete riscontrato nella vostra operatività, abbiamo parlato di marketing e quindi insomma una fidelizzazione anche di utenti attraverso questa attività di piattaforma, e abbiamo parlato del finanziamento di progetti, quindi anche insomma una raccolta di fondi, ma entriamo un Ultima, po'. tra Esatto, l'altro, Laura. velocissima, la velocità appunto è uno degli In aspetti. Ecco, 25 minuti avete chiuso la raccolta. benissimo, ci fa Era, in piacere. verità, è stata un'operazioncina comunque piccola, ecco, se Esatto. vogliamo, con cui abbiamo voluto fare questa esperienza. Stiamo parlando di che operazione? Così entriamo anche un po' nel dettaglio. L'operazione l'abbiamo intitolata Borgo Casale, che prende il nome dalla via dove è ubicato questo appartamento. Che peraltro è l'appartamento dove mi trovo, no? Sì, è quello, sì. Virtualmente, chiaramente. Cavolo, sì, è venuto proprio esattamente così. Io Mancano. virtualmente, ma l'appartamento esiste veramente. Sì. C'è anche già la cucina montata, anche se non era Esatto. ancora arrogito. Esatto. Dicevamo, un'operazione piccola, di che ammontare stiamo parlando? La raccolta si è chiusa. Beh, la raccolta che abbiamo fatto era di 60.000 euro. È stata di Perfetto, 60.000 euro. In ottimo, 25 minuti. già rimborsata anche con qualche giorno in anticipo. Sì, l'abbiamo rimborsata con qualche giorno in anticipo. Volevamo rimborsarla con un pochettino più di anticipo e proporre poi alla piattaforma una seconda raccolta. Però, siccome nel mondo immobiliare le cose lineari esistono poche volte, questo è stato uno dei casi. Per cui il capitale prestato l'abbiamo restituito, sì, con risorse nostre, perché purtroppo l'arrogito ancora non siamo andati e andremo ad ottobre per un problema su una sanatoria che ha avuto dei tempi molto più lunghi del previsto. Ok, però voi siete intervenuti proprio, come dire, a Abbiamo, tutela sì. di chi aveva appunto finanziato il progetto. Abbiamo voluto assolutamente mantenere fede a quello che erano gli impegni presi, sia comunque come proprio un impegno che noi abbiamo preso nei confronti vostri, che ci avete dato fiducia, e soprattutto in confronto agli oltre 60 investitori che hanno finanziato la nostra operazione. Cioè, Beh, proprio è stata questo una. è un bel messaggio, questo è veramente un bel messaggio perché Grazie. vi dà valore, credibilità, affidabilità, quindi. Sappiamo che non è scontato. Un'eventuale proroga, sapevamo che poteva eventualmente essere proposta, ma non rispetta senz'altro quello che sono, i nostri valori. I nostri valori anche, immagino, Sì. no? Anche il nostro modus operandi, nel senso Ecco, perché che. infatti volevo chiedere, ma quindi come si può appunto gestire un imprevisto? Peraltro abbiamo affrontato l'imprevisto più ampio possibile immaginabile che è quello della pandemia. E quindi Tra l'altro. come si riesce a gestire degli imprevisti appunto tutelando e riducendo quindi il rischio per chi ha finanziato i progetti? Come si Tenendo può? conto appunto che nell'immobiliare imprevisti ne capitano sempre praticamente e quindi sì, quello che noi facciamo è avere una gestione finanziaria comunque molto accurata che tenga conto sempre in ogni caso di imprevisti che ci possano essere e nel business plan e fuori dal business plan perché come in questo caso a volte ci sono delle variabili che appunto non è possibile prevedere.
con una gestione finanziaria accurata a livello aziendale a 360 gradi, bisogna riuscire sempre a tenere fede a quelle che sono le proprie impegni e le proprie promesse, ma questo è proprio, fa parte proprio della nostra, diciamo, cultura aziendale, sia nei confronti ovviamente degli investitori che nei confronti dei fornitori, nei confronti dei nostri collaboratori e così via, ecco. Certo, quindi importante una gestione finanziaria oculata e anche un'attività di prevenzione, no? Dei possibili rischi. E, Certo. volevo chiedervi, avete in mente altri progetti da lanciare in piattaforma? Ci state pensando? Ci saranno sicuramente? Sì, ci saranno sicuramente. Ok. Abbiamo adesso diverse operazioni che devono partire nei prossimi 2 mesi. Dobbiamo organizzarci e sicuramente proporremo qualcosa alla piattaforma, Certo, sicuro. cantiere avete già un progettino che non c'entra nulla con la finanza perché mi avete fatto vedere prima un piccolo cantiere, lo possiamo dire? Poi è grande il cantiere, siamo a 8 mesi. Ah, no, Sì. allora stiamo parlando adesso, non so se bimbo bimba, ma stiamo parlando, insomma. Maschietto, maschietto, Maschietto. abbiamo già l'erede maschio Grande da far soddisfazione. lavorare subito. Ottimo, ottimo. Quindi ecco, si riesce a pensare anche a queste cose. Forza, assolutamente. Per forza, altrimenti mia suocera mi uccideva, penso. No, scherzo, era cosa ovviamente voluta. Certo. E, ok, quindi ci saranno altri progetti che lancerete in piattaforma e che cosa vogliamo dire, che cosa volete dire a coloro i quali hanno finanziato i vostri progetti, quindi hanno creduto in voi, e che cosa volete dire invece a quegli utenti che ancora non si sono avvicinati a voi, non hanno, diciamo, non se la sono sentita oppure non hanno neanche magari, come Ha dire, avuto la possibilità più che altro. eccetera. Avevamo dei nostri cari amici che abbiamo voluto, coinvolgere, insomma, in questa operazione. Non sono riusciti però ad Penitenti, entrare, perché in 25 minuti proprio è andato via. lo so. Ecco, però come messaggio, senz'altro ci sentiamo di ringraziare in primis Trusters. Perché siete voi sostanzialmente che ci avete dato l'opportunità di farci conoscere. Vi faccio anche i complimenti, perché comunque avete mostrato molta, molta attenzione nella scelta e nella valutazione di chi eravamo, cosa assolutamente non scontata, perché purtroppo sappiamo di tante piattaforme che stanno avendo dei grossi problemi di restituzione dei capitali prestati, appunto perché magari qualche operatore meno serio, senz'altro di noi, o magari che ha avuto degli imprevisti, che non ha avuto capacità di saper gestire, e sappiamo che sono dei notevoli ritardi. Secondo noi, a volte, dovuti però a una scarsa valutazione in fase iniziale, cosa che voi assolutamente invece non avete fatto. Proprio, cioè, l'approccio conoscitivo è durato un bel po', ci hanno voluto conoscere a fondo, ecco, e questa cosa ci è piaciuta. Magari possiamo sembrare anche un po' rompiscatole, però lo facciamo proprio per. Noi, cioè, speravamo di trovare questo approccio, perché altrimenti, cioè, diventa veramente poco serio per tutti, per i prestatori di capitale, per la piattaforma stessa, ma anche per gli operatori che invece sono magari, che vogliono lavorare in maniera organizzata e Ma professionale. anche per noi, perché comunque ci teniamo a lavorare con una piattaforma seria, ecco. Certo, e per noi vale la stessa cosa, perché Ecco. condividiamo pienamente questi Una valori. simbiosi sicuramente. Per chi ancora non ha colto l'opportunità di questo investimento alternativo, sicuramente, cioè, direi di provare, ma non per altro, perché come opportunità dà la possibilità di ottenere dei risultati che dei prodotti finanziari della finanza tradizionale non potrebbero mai dare, sicuramente. Non con tempi così anche veloci, e poi soprattutto la cosa bella è che è un investimento
molto democratico, cioè dà la possibilità a chiunque di poter partecipare a delle operazioni nel settore immobiliare che tendenzialmente sarebbero preclusi, perché non si può pensare di fare un investimento immobiliare partendo da qualche centinaio di euro o qualche migliaio di euro. Sarebbe proprio fisicamente impossibile. Sì, è E una cosa. invece questo è, secondo me, è un punto di forza enorme della piattaforma in crowdfunding. E inoltre anche per chi comunque si trova ad avere a disposizione un capitale più importante di investimento, è importante il fatto che grazie alla piattaforma può diversificare investendo in diversi progetti, perché comunque i progetti che voi proponete sono sempre diversi e tanti. La sola diversificazione permette ulteriormente di ridurre quello che è il rischio Eh sì. E dell'investimento, quindi c'è cioè, meglio di così un poi tra l'altro c'è anche un investimento. rendimento piuttosto interessante perché insomma il rendimento che viene Assolutamente. offerto non è così banale, no? Quindi No, diciamo assolutamente. la sale vicenza di quanto parlavamo come rendimento. 10%. Per cento, quindi cioè, voglio dire è Eh piuttosto sì. Quindi sì, in effetti, insomma, diciamo, ci sono tanti, tanti, tanti pro, tanti aspetti positivi. Chiaro che si parla sempre di finanza e quindi dobbiamo sempre essere molto oculati nelle scelte, questo, e nelle valutazioni. Questo, cerchiamo chiaramente di mettere a disposizione degli utenti tutto il set documentale. E le business plan, eccetera, i documenti che voi avete a cui voi prima accennavate e facciamo appunto queste due diligence perché sì, vogliamo conoscervi bene a tutela di tutti. Va bene, va bene. Io vi ringrazio Rea Group. Quindi aspettiamo al di là del cantiere che non c'entra nulla con l'immobiliare, ci darete anche questa bella notizia, ma aspettiamo anche i vostri prossimi progetti. Agli utenti dico state pronti perché sapete che appunto i progetti poi quando li pubblichiamo si chiudono velocemente, quindi preparate i vostri wallet. Io vi do appuntamento sempre su questi schermi e sul blog di Trusters dove potete appunto vedere questa video intervista e leggere gli articoli relativi e vi do appuntamento al prossimo progetto e alla prossima iniziativa. A presto. Grazie Laura. Grazie Laura, grazie Ciao. Trusters.